Amici, buonasera. Mi è raggiunto ora una telefonata che mi ha stupefatto, meravigliato, esterrefatto. Finalmente la maggioranza e l'opposizione hanno raggiunto un accordo. Direte voi, ma questa finanziaria non è stata ancora varata? No, è questo il bello. Il genio della politica, ex genio della finanza, ha avuto una pensata straordinaria, eccezionale, veramente da Nobel della finanza. Ieri sera, in un consesso per ristretti, pochi ristretti, lui, Bossi, Tremonti, Calderoli, eccetera, avevano stabilito e messi d'accordo. Stamani mattina c'è stato un incontro fra la maggioranza e l'opposizione e in 448 sono addivenuti in maniera extraparlamentare, a che serve il Parlamento, ad una chiarificazione e all'approvazione della manovra. Direte voi, ma come? Così extraparlamentare? Certo, c'era l'opposizione, c'era la maggioranza. La maggioranza era costituita da Berlusconi, e dal deputato Berlusconi con il senatore Umberto. L'opposizione era costituita dall'onorevole Silvio con il sodale Bossi. Insieme cosa hanno fatto? Si sono messi d'accordo. Dice gli altri, ma gli altri cosa contano? Quando sono d'accordo loro, che sono il deus ex machina di tutta la faccenda, ma hanno già scavalcato tutto. Questa è già legge dello Stato perché è già stata trascritta, direte voi, sulla Gazzetta Ufficiale. No, sulla Gazzetta della Parrocchia di Arcore. Il prete è stato d'accordo e quindi ha valenza giuridica. Ma è la firma del Presidente della Repubblica. Guardate, il caso vuole che nelle stalle di Arcore ci sia un napoletano di nome Ciro e quindi ha firmato lui. Sempre napoletano sono. E quindi tutto è a posto e così. A questo punto il Parlamento non serve a niente, gli italiani sono tutti contenti e degaudiosi e noi siamo lì esterrefatti e non sappiamo più cosa dire, se non solo applaudire all'intelligenza, alla capacità, alla scaltrezza, alla furbizia e soprattutto all'integerrima onestà intellettuale e fisica dell'onorevole Berlusconi. Grazie Silvio, meno male che te ci sei, se no chi altro ci potrebbe essere? Arrivederci.